La supera Valentina Marquet, 138-74 la francese e 137-44 per Valentina. Sonia Lafuente, 19 anni, atleta spagnola che ci presenta Les Misérables. Undicesima dopo lo short. Ah, cade triplo flip. E doppio solo loop. Più Axel, buono, lungo. Doppio toloop, doppio toloop, doppio loop. Buon triplo loop. Doppio axel, doppio toe loop. Doppio toloop solamente. Sonia Lafuente, anche per lei una caduta in questo esercizio libero presentato. Franca, fino adesso di questo secondo gruppo davvero l'unica a non essere caduta, ad aver fatto un programma pulito, è stata Ira Vanut. Per le altre davvero programmi improvvisamente diventati troppo difficili per loro, che magari poi in allenamento non succede mai.
anche la pressione, l'emozione, perché c'è un insieme di componenti. È strano vedere queste atlete, no? Tutte cadere e presentare dei programmi così. Sì, ti dico, c'è una serie di problematiche, senz'altro la pressione della gara. Io continuo a dire, anche se tutti vogliono fare i coraggiosi, stoici, che questo freddo dà fastidio anche al riscaldamento dei muscoli, anche ai pattinatori. E lo vedo in un sacco di ragazze e ragazzi nel libero, perché vedo la prima parte che ancora va e poi è come se fossero paralizzati, non c'hanno le gambe dure, non vanno più, non lo so, si bloccano, per cui alla prima, alla seconda posso pensare che sia la pressione, ma poi dici insomma, c'è questa, sono troppe, no? Ecco, per questo mi chiedevo, esatto, davvero ne abbiamo viste troppe sporcare i loro esercizi. Ma non solo oggi, poi. Sì, ti dico, non chiaro, poi è una situazione uguale per tutte, quindi devono raffrontarsi tutte con lo stesso problema. Poi c'è quella che il problema lo riesce a passare più facilmente, quella che invece ne subisce di più le conseguenze. Forse anche un po' a seconda del tipo di muscolo che certo hai, a seconda del tipo di pattinatore che sei, perché Ira Vanut salta molto in elasticità e spreca pochissime energie, per cui potrebbe anche non infastidirla più di tanto, ma queste atlete che cominciano ad avere una muscolatura un po' importante, con dei salti alti, uno dispendio energetico pesante, insomma è difficile pattinare a queste temperature. Allora andiamo a vedere il punteggio personale a Fuente, che quest'anno non ha potuto difendere il titolo ai campionati nazionali per un problema al ginocchio, ed ecco l'86,72, 45,44 tecnico elements, 42,28 per il presentation score e poi la detrazione per la caduta, e dunque in questo momento con 135,82 lei si porta in quinta posizione, dunque alle spalle di Valentina Marchei.